tutti, bentornati sul mio canale. In questo video parliamo di look per ufficio, cosa conviene indossare, cosa è più indicato per tutte le persone, tutte le donne che lavorano in un ufficio, in uno sportello, che sia a contatto col pubblico o solo con altri colleghi, dove comunque è richiesto un certo dress code formale più o meno e che magari a volte hanno bisogno dell'ispirazione perché non sanno come vestirsi. Oppure vogliono cambiare dal solito. Vi mostrerò alcuni look e alla fine del video parleremo di accessori, borse e trucco e parrucco. Se siete nuovi, per favore iscrivetevi al canale e lasciate un like se questa tipologia di video vi piace. E adesso cominciamo. Il primo look che vi mostro è composto da un paio di semplici jeans bianchi che sono molto più eleganti, molto più carini del classico jeans denim, quindi secondo me per l'ufficio può essere una bella alternativa, e una camicetta un po' più femminile, non la classica camicia bianca col colletto, che comunque va benissimo, ma per cambiare ci sono tantissime camicette molto carine, colorate, che magari hanno dei tagli in pizzo, delle fantasie un po' particolari, che appunto con un paio di jeans bianchi vanno benissimo. È molto elegante questo look, anche perché ci ho messo poi un paio di décolleté. Queste hanno il buco davanti per le dita, è un tacco medio alto. Io in realtà consiglio per l'ufficio di portare tacchi bassi, io non ho scarpe con tacchi particolarmente bassi qua, però per darvi un'indicazione, più sono larghi, più sono bassi e più sono comodi. Se dovete portare le scarpe tante ore, vi consiglio di non prendere il classico, la classica décolleté con il tacco stiletto 12 cm, ma piuttosto un tacco un po' più basso, un po' più largo, quindi più comodo, che potete portare tranquillamente tutta la giornata. Personalmente, quando non ho voglia di mettere i tacchi, una bellissima alternativa sono le ballerine. Io amo le ballerine, quindi ve le consiglio, sono molto femminili, eleganti, classiche, per cui se non volete portare i tacchi, questa può essere l'alternativa. Cerco di mostrarvi un po' di look con i pantaloni e un po' con le gonne, i vestiti. Quest'altro look, secondo me, è molto giovanile, ma va benissimo per l'ufficio. Se potete, se non avete limitazioni, un dress code che riguarda i colori, magari dovete per forza vestirvi di bianco e nero o qualcosa del genere, se appunto avete più libertà, potete giocare su colori anche chiari, molto femminili, pastello, che vanno poi benissimo per la stagione calda estiva. Un esempio può essere questo look con pantaloni eleganti da tailleur e con la camicia bianca. Anche in questo caso non è la classica camicia, è un po' particolare perché ha i bordi merlati e quindi è qualcosa di diverso, meno noioso. Mi piace appunto il contrasto bianco e rosa, che è stupendo soprattutto per la primavera, molto femminile, però appunto i tagli degli abiti sono eleganti, quindi in questo caso giochiamo con i colori per qualcosa di un po' più femminile, un po' più delicato. E ci ho messo un paio di sneakers, non so se potete permettervelo, ma le trovo in questo caso molto eleganti. Sono comunque delle sneakers non molto sportive, sono di Ted Baker, le ho portate fino a consumarle, penso che fra un po' le dovrò buttare via perché davvero mi piacciono un sacco. Mi piacciono perché hanno questi dettagli sulla caviglia con tutti i volan e sono una cosa un po' diversa, sono tutte bianche, quindi comunque abbastanza neutre. Anche questo look, secondo me, per l'ufficio, sempre secondo il vostro dress code, può essere molto carino. Altro look con i pantaloni. Questi pantaloni sono di Intimissimi, ve li lascio giù nell'info box con tutto ciò che posso trovare e linkare. E sono veramente comodi. Sono perfetti, secondo me, per il lavoro, perché hanno comunque un taglio molto elegante, ma sono elasticizzati in vita. Sono davvero molto, molto comodi addosso, sono confortevoli, fanno anche una bella figura secondo me, e se dovete appunto portare il nero, questo può essere un capo da abbinare a contrasto magari con non il classico bianco ma il rosa, che a me piace molto come contrasto, secondo me è molto bello il nero e il rosa, e mi piace appunto il fatto di avere magari il pantalone classico e la camicetta
un po' più frizzante con, in questo caso, i volant. Se vedete, sono comunque, vado molto con colori classici, vado poi su tintonite, non mi piace portare troppe fantasie, penso che rendano più casual, meno formale, quindi dipende poi anche dalla giornata che avete, se avete una riunione piuttosto che siete magari un po' più tranquilli, state da soli davanti al computer. Ovviamente poi sapete voi in base ai vostri impegni se dovete dress up o dress down. E le scarpe, in questo caso, invece che la solita décolleté, ci può stare bene un sandalo nude, quindi richiama un attimino il rosa. Non sono comunque esagerate, sono un bel paio di sandali con tacco medio alto, però largo, quindi molto comodo. Queste scarpe in ufficio le potete tenere senza problemi tutto il giorno perché sono molto comode. Secondo me anche questo look può essere una bella ispirazione. Se devo pensare a una giacca da ufficio, penserei al trench. Intramontabile classico, evergreen, il trench di tanti colori ne esistono, quindi se dovete portare il nero c'è il trench nero. Potete prenderlo bianco, potete prenderlo beige, state magari attenti a capire qual è la palette cromatica che utilizzate di più, se è fredda o calda. E in alternativa esistono tante belle, tipo dei piccoli cappottini come questo, comunque estivi in questo momento vanno benissimo, che anche in questo caso con un pattern molto semplice, due o tre colori che poi sono richiamati da quello che indosso sotto, è molto elegante. E molto da ufficio. Non potevo non parlare del classico tubino, che è uno dei capi a cui sicuramente pensiamo tutti quando pensiamo all'ufficio, alla donna in carriera, comunque la donna elegante che lavora. Non è un tipo di capo che mi piace molto portare, con cui mi sento a mio agio, quindi l'unico vestito, diciamo, un po' simile è questo qui, che è un vecchio abito di mango, che comunque è un po' particolare per la trama che ha. E comunque è esemplificativo appunto di tutti questi tubini, tutte quelle gonne un po' aderenti che sono assolutamente un capo che per l'ufficio va benissimo, così come il blazer. Il blazer è la giacca per eccellenza per l'ufficio e è una giacca che poi a me come tipologia piace molto, è molto elegante, va bene in tante occasioni, ma a maggior ragione magari quel giorno che avete un meeting, una riunione, dovete incontrare un cliente, ad esempio, più importante, e con questo tipo di look assolutamente però ci va un paio di scarpe col tacco. Se come me non siete delle grandi amanti del nero, il blu è l'alternativa perfetta, è comunque un colore scuro, elegante, classico e diverso dal nero. Questo look per l'ufficio mi piace tantissimo. Abbiamo il nero, elegante, e abbiamo una bella gonna un po' a campana, ma morbida, ampia, abbastanza lunga, che ha effettivamente un pattern, una fantasia, quindi qualcosa di un po' diverso con questi fiori, però molto elegante. È un pattern abbastanza classico, non, diciamo che non è una cosa del genere, che magari per l'ufficio non è troppo indicato. Quindi è uno stile, una fantasia che comunque secondo me è ancora adeguata. E poi un paio di décolleté nere. Quindi abbiamo il nero che è molto classico, una camicia morbida, un paio di décolleté e poi una gonna che come stile è molto classico, molto tradizionale, elegante, con una fantasia che in questo caso ci sta perché è amalgamata a un look formale. Questa è come gonna, come tipologia anche di look, quello probabilmente che io sceglierei quotidianamente per andare a lavoro, sempre ovviamente dress code permettendo. L'ultimo look che vi mostro forse è quello che ci si aspetterebbe meno, ma può essere comunque un'idea per quelli che hanno più libertà nel vestirsi. Ho messo una bella gonna plissettata che è il mio go-to per qualsiasi cosa, quindi anche per l'ufficio. Comunque sono gonne di media lunghezza o lunghe fino ai piedi, quindi eleganti, coprenti, non mostrate troppo, perché a volte in un ufficio non è indicato, a volte è meglio avere le gambe coperte, le braccia coperte, che sia appunto da una gonna lunga o da dei pantaloni.
una camicia sempre un po' strana, questa volta decorata con dei pizzi e è molto bella, secondo me, anche questa non è la classica camicia bianca per l'ufficio, ma comunque elegante. E volevo mostrarvi infine l'ultimo paio di scarpe che secondo me va benissimo per l'ufficio ed è un paio di mule con o senza tacco, sembrano ciabatte, sono comode come ciabatte, ma molto eleganti. E questo quindi può essere l'ultimo look di ispirazione. Per quanto riguarda il caldo che sta per arrivare, vi consiglio di scegliere capi dai tessuti naturali, cotone, seta e lino, che sono più leggeri, quindi se dovete coprirvi bene, dovete avere le maniche lunghe, eccetera, avete comunque dei tessuti traspiranti, evitate tutte le cose in plastica troppo elasticizzate. Stessa cosa per le gonne, che forse rispetto ai pantaloni per il caldo sono più leggere, fanno respirare un pochettino di più. E per le scarpe scegliete scarpe di buona qualità, di cuoio, di pelle, piuttosto che scarpe che abbiano tante cose artificiali, come anche la gomma o tante plastiche che fanno respirare meno il piede. E se avete le sneakers, vi consiglio dei calzettini fantasmini che lasciano fuori la caviglia, che secondo me è più bella da vedersi piuttosto che intravedere il calzino. È arrivato il momento per parlare degli accessori. Per me l'accessorio con la A maiuscola da utilizzare in ufficio è il foulard. Non solo perché in ufficio spesso c'è l'aria condizionata forte, perché può esserci gente che va e che viene, quindi spifferi d'aria, correnti d'aria, perché magari qualcuno lascia la finestra aperta, insomma è un mondo, ma anche perché l'accessorio con cui possiamo dare quel tocco di classicità, femminilità al look e allo stesso tempo magari è l'unica cosa che ci permette, perché il dress code è molto stretto, di portare un po' di colore, un po' di personalità, un po' di fiori al look. Io qui ho due foulard che ho da qualche anno, questo è di Ted Baker ed è un foulard di cotone abbastanza lungo, rettangolare, lungo e stretto, che è comodissimo da mettere al collo e molto bello. Mi piace soprattutto se ho magari un look molto neutro, un total black, un total white o comunque una camicia bianca, perché dà davvero tanto colore, tanta primavera, tanta gioia e mi piace moltissimo. Questo è portato così, semplicemente come una sciarpina girata attorno al collo, mentre per avere l'effetto più classico del foulard utilizzo questo, è in seta di H&M dell'anno scorso, ne hanno fatto una versione simile anche quest'anno che vi linko qua giù e a me piace portarlo proprio in maniera classica, legato al collo e penso che sia davvero, davvero molto bello. Per cui vi consiglio, se non l'avete mai fatto, di portarvi un foulard in ufficio. La borsa per l'ufficio deve essere una borsa abbastanza grande da poter contenere tutto ciò che ci serve, che siano documenti, il computer, l'iPad, l'agenda, che sia l'acqua che ci portiamo in ufficio, il pranzo, se abbiamo il pranzo al sacco, insomma, tutto ciò che ci serve. La borsa deve essere abbastanza grande da contenere tutto. Quindi per una donna molto grande. Può essere una shopping bag, questa è la Louis Vuitton Neverfull di medie dimensioni ed è un passepartout veramente sia come dimensioni appunto che come stile classico, è eccezionale, si può praticamente abbinare a tutto ciò che vi ho mostrato prima, tutti i sei look. O in alternativa potete prendere una borsa più strutturata, comunque bella grande, di quelle quindi rigide, non deformabili, comunque molto eleganti, anzi forse ancora più eleganti e ancora più formali per l'ufficio. Scegliete un colore neutro che può abbinare appunto al 99% dei look che portate per l'ufficio e la cosa bella della borsa grande è che all'interno ci potete mettere la pochette, per cui se dopo lavoro vi fermate fuori cena, andate a fare un aperitivo, dovete fare qualche commissione, avete anche la pochettina. E lasciate la borsa in macchina e vi portate dietro solo l'essenziale. In ufficio vi consiglio moltissimo di giocare
con i gioielli, perché spesso siamo di nuovo limitati con quello che possiamo mettere, magari dobbiamo vestirci in total black, ci annoiamo, quello che possiamo fare è eventualmente giocare con appunto i gioielli, bracciali più o meno ampi, con perle, brillanti, colori, oppure collane. Io di solito vado per dettagli molto piccoli come la perlina e il brillantino, ma in questo caso anche una bella catena o un pendente un po' più lungo che magari ha un ciondolo importante che sia colorato, dorato. Queste cose sono il modo per portare comunque il nostro stile, per dare un po' di movimento, un po' di femminilità e per distinguerci quando abbiamo un dress code molto importante. In ufficio mi piace molto portare anche gli anelli perché siamo molto a lavorare con le mani, quindi se non mi danno fastidio è una cosa che mi piace nel momento in cui muovo le dita, magari col computer o scrivendo, avere i gioielli, avere degli anelli e infine ricordiamoci che possiamo giocare molto anche con gli orecchini. Per quanto riguarda il make-up, vi consiglio di stare il più possibile su un effetto molto naturale, quindi una buona base, un rossetto nude, colori soft, non particolarmente sgargianti, anche se magari vi starebbero benissimo, però non è il luogo particolarmente adatto. Anche gli occhi non li truccherei in maniera esagerata, sempre colori neutri per gli ombretti, un bel mascara e siete pronte. I capelli cercate di portarli in maniera più naturale possibile, quindi o vi fate una bella piega, che è sempre la soluzione migliore, quindi capelli sciolti, delle onde o lisci come vi piacciono, o in alternativa dei capelli raccolti in maniera molto semplice, elegante, magari una coda alta, con uno scrunchie, quindi questi elastici di seta che non rovinano i capelli e secondo me fanno un effetto un po' classico, elegante. O con degli invisibabbo, degli elastici che non siano molto appariscenti ed eliminerei tutto ciò che è accessori come cerchietti, fasce per capelli, mollette vistose che sono molto belli, ma probabilmente l'ufficio non è il luogo adatto per portarli. Questo è tutto per questo video, spero tanto che vi sia piaciuto. Grazie mille per averlo guardato. Scrivetemi nei commenti che cosa mettete voi per andare al lavoro, quale di quello che vi ho mostrato vi piace e potreste utilizzare e noi ci vediamo presto sempre qui sul mio canale.